quali sono di preciso i diritti acquisiti? Cioè, abbiamo parlato del diritto d'autore per adesso come un tutt'uno, no? Come un unicum. In realtà, ve lo dicevo, ve l'ho detto in un passaggio veloce prima, è tanto è molto articolato il fascio di diritti che un autore acquisisce automaticamente con la creazione. Eccolo qua. Questo è uno schema che viene da uno dei miei libri, in cui ho cercato di mettere tutti i diritti della legge previste dalla legge sul diritto d'autore italiana e non, probabilmente non mi ci sono stati nemmeno tutti, nel senso che qualcosa è rimasto fuori, quelli magari minori. E vedete che iniziamo a togliere a destra i due di cui oggi non parleremo. Il diritto sui generis è quello che vi ho citato prima sulle banche dati. Vedete che essendo sui generis è a parte, cioè è una gamba dello schema separata. Poi ci sono i diritti di equo compenso, che anche lì non toccheremo. Quelli che ci interessano sono le tre colonne principali di questo schema, ovvero i diritti che vedete sono figli di una prima dicotomia tra diritti di tipo personale e diritti di tipo patrimoniale. No? Prima distinzione che fa diciamo, il nostro ordinamento giuridico è tra sfera personale e sfera patrimoniale, cioè diritti che servono come dire, a tutelare l'aspetto patrimoniale della gestione di un'opera creativa, cioè sostanzialmente i diritti con cui gli autori ed altri soggetti riescono a remunerarsi grazie alla loro creatività. Cioè, chi di lavoro fa il creativo, chi di lavoro fa non so, lo sceneggiatore, chi di lavoro fa il disegnatore di fumetti, chi di lavoro fa lo scrittore di saggi e articoli scientifici, vive anche cedendo diritti, no? Cioè, vive anche grazie a questo meccanismo, per cui il diritto d'autore frutta, cioè il diritto d'autore viene monetizzato in termini economici, purtroppo sempre meno, cioè sempre più difficile riuscire ad arricchirsi grazie al diritto d'autore, però vedete che il nostro diritto ha anche una parte personale, cioè ha anche una sfera, una valenza di carattere personale, cioè serve a tutelare l'autore anche da un punto di vista morale e reputazionale, e vengono appunto chiamati diritti morali d'autore. Più nel dettaglio, diritti morali d'autore sono, vedete, questi diritti inalienabili e inestinguibili strettamente legati alla personalità e reputazione creativa dell'autore, servono proprio per quello. Per tutelarlo da un punto di vista reputazionale. Vedete, sono i diritti di rivendicare la paternità dell'opera, il diritto di impedire le modifiche all'opera che siano lesive per la reputazione dell'autore, cioè qualcuno che, non so, prende un vostro testo e magari ha l'autorizzazione a modificarlo perché ha acquisito il diritto di farne opere derivate, però lo fa in un modo che risulta svilente e lesivo per la vostra reputazione. Allora potete agire sul piano del diritto personale, del diritto morale, cioè anche se lui ha acquisito il diritto e magari ha pagato per avere quel diritto, voi gli impedite di fare quel tipo di modifiche. Il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore anche in caso di opera anonima o pseudonime, cioè quindi anche se avete pubblicato magari per anni delle opere con uno pseudonimo, addirittura anonime, potete scegliere di rivelarvi successivamente. Quindi vedete com'è legato, cioè queste sono questioni che non hanno nulla a che fare con, no, l'aspetto monetario, economico. Non vi viene in tasca nulla, semplicemente fate mettere il vostro nome o semplicemente fate sì che qualcuno non usi in modo improprio le vostre opere. Ok? Avete anche il diritto di rivendicare, scusate, di ritirare l'opera dal commercio per gravi ragioni morali. Quello che ha fatto di recente uno dei nostri ministri. No? Doveva uscire un libro e poi non è uscito, era già pronto, era già probabilmente distribuito, ma l'ha fatto ritirare perché è emersa una grave ragione morale. Poi non so se in quel caso ha esercitato questo diritto, semplicemente in accordo con l'editore hanno scelto di non pubblicare, probabilmente è più la seconda. Però in teoria si può fare anche per gravi ragioni morali, cioè io posso pentirmi di aver pubblicato un'opera e chiedere all'editore di ritirarla. Quindi vedete che addirittura sono diritti che da un punto di vista economico mi fanno un autogol, cioè mi faccio un danno dal punto di vista dello sfruttamento economico. Questi invece, cioè la seconda, siamo qui, questa è la seconda, sto semplicemente zoomando le tre colonne principali dello schema. Quindi la seconda, i diritti esclusivi di utilizzazione economica. Questi sono quelli invece che servono per monetizzare, quelli per
ottenere un compenso economico a fronte dello sfruttamento delle mie opere. Quelli a cui auguro nella vostra carriera di riuscire come dire, a sfruttare. Non è sempre facile. Addirittura, come vi dicevo prima, ci sono casi in cui pagate per pubblicare, che è una roba che vi dico paradossale, eh? Cioè, il diritto d'autore è nato per fare esattamente il contrario. Quando vi chiedono di pagare per pubblicare, siamo in una, come dire, in una deriva patologica del sistema del copyright. Però ecco, questo sarebbe, cioè, chi riesce finalmente a farsi pagare, ad avere qualcosa per le sue opere, è un autore che ha, come dire, raggiunto una certa maturità e rispetto. E sono, guardate, queste sono le caratteristiche fondamentali di questi diritti, ovvero sono alienabili, scomponibili, indipendenti l'uno dall'altro. Soprattutto alienabili, vi faccio notare, cioè alienabili fa esattamente quello il contrario di quello che diceva questa slide. Questi sono inalienabili e inestinguibili, vuol dire che non cioè sostanzialmente non ci rileviamo mai di torno, ve lo dico molto semplice, molto banalmente, cioè i diritti d'autore non scadono, i diritti morali d'autore non scadono mai, non possono essere mai ceduti, quindi in sostanza noi l'autore non ce lo leviamo mai davvero di torno perché sappiamo che in questi quattro casi lui può sempre farsi vivo e esercitare un diritto. Ma dal punto di vista invece dei diritti di utilizzazione economica, l'autore invece ha la possibilità di cedere, cioè di alienare nel senso di cedere ad altri. E quindi vedete anche scomponendoli e rendendoli indipendenti l'uno dall'altro, cioè un autore può decidere di o cedere tutti questi diritti in blocco, oppure di scomporli, oppure di separarli, ok? Di tagliarli a fette più piccole e cederli ad altri soggetti. E questi durano, vedete, fino a 70 anni dalla morte dell'ultimo autore. Cioè, i diritti d'autore, questi qua di carattere economico, non sono eterni, non sono come i diritti morali, questi scadono a un certo punto. E la scadenza attualmente in vigore è quella dei 70 anni dalla morte dell'ultimo autore, ok? Perché le opere non sempre si scrivono da sole, a volte si scrivono in cinque persone, no? Soprattutto in ambito accademico succede. Articoli che vengono firmati da due autori principali e tre collaboratori, ok? E magari si dichiara che si è tutti autori allo stesso modo, oppure alcuni più importanti di altri. Ecco, questo è il caso. Quindi nel momento in cui gli autori sono più di uno, io devo andare per considerare l'opera in pubblico dominio, cioè caduta e libera dal diritto d'autore, devo andare a verificare che siano passati 70 anni dalla morte. Di tutti, ok? Quindi se l'opera è scritta da un autore che ha 70 anni, 75 anni, un professore, insomma, anziano e dei giovani dottorandi di 27 anni, anche, come dire, anche gli eredi del professore si avvantaggiano del fatto che ci sono dei giovani, perché vuol dire che la tutela non sarà di 70 anni dalla morte, ma sarà molto di più, no? Perché bisogna andare a prendere la morte del più giovane, di quello che è morto per ultimo. E quindi a volte si arriva ad un secolo e mezzo. Cioè, no, pensate a un autore che scrive un brano musicale, una poesia, un testo letterario a 19-20 anni, quindi molto giovane. E muore a 95, no? Insomma, adesso l'aspettativa di vita di oggi è molto lunga, quindi sono 70 anni o 75 anni di tutela durante tutta la sua vita, più altri 70 dopo la morte. Quindi totale siamo arrivati a 140-150 anni. Capite? Abbiamo poi, ah scusate, non ve li ho fatti vedere nel dettaglio, purtroppo non abbiamo tanto tempo, però sono, vedete, i diritti di pubblicare l'opera, di riprodurre l'opera, di trascrivere l'opera, di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l'opera. Questo è il diritto che si versa alla SIAE quando si organizza uno spettacolo, una serata, si compila il famoso bordereau. Non so se qualcuno di voi ha mai avuto il piacere, no, di avere magari una band, collaborare con un circolo arci, con un locale, una birreria. È quello, cioè il diritto che si paga quando si fa un'esecuzione in pubblico. Poi c'è il diritto di comunicare al pubblico l'opera o di metterla a disposizione del pubblico su internet, che è l'articolo 16. Il diritto di distribuire l'opera, cioè di farne copie, no? Riprodurre, che è questo qua, articolo 13, e poi una volta riprodotte le opere, fatte le copie, distribuirle. Il diritto di fare, guardate l'articolo 18, l'articolo 18 contiene tre diritti, cioè il diritto di tradurre l'opera, di modificare e elaborare l'opera, cioè di farne opere derivate, direbbero gli americani,
e il diritto di pubblicare le opere in raccolta, cioè anche il fatto che un vostro paper, un vostro articolo finisca in una raccolta di atti di un convegno, ad esempio, voi avete il diritto o meno di autorizzare questa cosa. E vi devono in teoria chiedere il permesso, e dietro questo permesso voi potete farvi pagare se avete questo potere contrattuale. Poi vabbè, c'è il diritto di fare noleggio dell'opera, di autorizzare il noleggio e prestito, il diritto di seguito sulle vendite di opere d'arte, di manoscritti, che non credo che vi interessi. Arriviamo alla terza colonna, così abbiamo finalmente chiuso questa panoramica sui diritti, su tutti i diritti previsti dalla legge sul diritto d'autore. E questi si chiamano, vedete, diritti connessi, e sono diritti esclusivi su attività simili o connesse a quelle tutelate dai diritti d'autore. Scusate, mi è partito. E cioè sono, vedete, diritti che non appartengono a soggetti autori. Infatti, vedete, non si chiamano diritti d'autore questi, si chiamano diritti connessi. Perché sono connessi? Perché sono, vedete, connessi all'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, cioè quelli precedenti. Questi sono i diritti d'autore in senso stretto, cioè i diritti degli autori. Questi, scusate, perché in senso stretto? Perché anche questi, anche i diritti morali sono diritti dell'autore, però questi non si cedono, non possono essere oggetto di cessione di contratto, mentre questi nel gergo comune vengono poi chiamati diritti d'autore, cioè quando sentite parlare della cessione dei diritti d'autore, una liberatoria sui diritti d'autore, state parlando di questi diritti d'autore, ok? Questi invece, i diritti connessi, sono connessi all'esercizio di quegli altri diritti che vi ho fatto vedere prima nella seconda slide, cioè in quella precedente. E non sono chiamati diritti d'autore, ma sono chiamati diritti connessi per un semplice fatto, cioè che non sono degli autori, cioè sono di altri soggetti. Sono di altri soggetti che fanno un'attività simile a quella degli autori, un'attività ancillare, potremmo dire, a quella degli autori, ma che sono, vedete, il produttore di fonogrammi, il produttore di opere cinematografiche, le emittenti radiofonico-televisive, gli artisti, interpreti ed esecutori, i curatori di, guardate, di edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio, i soggetti, i titolari di progetti, scusate, i progettisti che realizzano progetti di ingegneria, i fotografi che fanno fotografie non creative, che fanno fotografie, diciamo, di reportage o tecniche o documentaristiche, i soggetti che si fanno ritrarre, cioè i fotomodelli e le fotomodelle, cioè soggetti che non hanno un ruolo d'autore, ma hanno un ruolo appunto di diritto connesso, di produttore o di interprete. Attenzione, che si chiamano connessi, ma non è che siano i fratelli poveri, questo lo dico sempre nei miei corsi. Cioè non dovete pensare che questi pesino meno nella grande macchina del diritto d'autore, dell'editoria, della produzione, perché questi in realtà poi a volte dal punto di vista commerciale pesano addirittura di più. Cioè il diritto degli artisti, interpreti, esecutori, no? Nella musica pop, nella musica dance, a volte pesa di più. Cioè se tu vuoi, non so chi è che c'è stata, Katy Perry ha cantato un brano all'inaugurazione, alla giornata di insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, Biden, oppure ecco Lady Gaga ha cantato l'inno nazionale americano, no? Ecco, facciamo questo esempio. Lady Gaga è un'artista che è anche autrice, indubbiamente, però in questo caso era artista, interprete, esecutore, cioè ha cantato l'inno americano, l'inno nazionale, non ha cantato una sua opera. Eppure vi assicuro che le riproduzioni di quella sua esibizione vengono pagate fior di soldi. E lei è stata pagata fior di soldi, semplicemente come interprete. Quindi, cioè, non pensate che pesino meno. A volte, soprattutto appunto nella musica dance e pop, si conosce chi è l'interprete e l'autore rimane molto in secondo piano. E quindi, dal punto di vista anche commerciale, spesso l'artista interprete ha un ruolo più, diciamo, un ruolo preminente, prende anche più soldi rispetto all'autore. Ok, la stessa cosa vale per, guardate, i ritratti, no? Le fotografie le fotografie dei testimonial, non so, dei fotomodelli e le fotomodelle, cioè io chiamo, oppure chiamo un testimonial dello sport, chiamo Roger Federer per fare la pubblicità alla nuova racchetta da tennis della Wilson, non so. La Wilson paga un sacco di soldi per avere Federer che presta la sua faccia in posa di fronte a una macchina fotografica.
E poi paga un po' di soldi a un fotografo professionista per fare la foto. Ma chi è il titolare del copyright? Il titolare del diritto d'autore è in realtà il fotografo in quella foto, perché l'atto creativo del fotografo Federer è semplicemente in posa dietro una macchina fotografica. E però vi chiedo, secondo voi chi dei due ha preso più soldi e chi dei due prende più soldi anche nei diritti di riproduzione di quella foto? Ok, quindi questo vi serve per riflettere sul fatto che si chiamano diritti connessi, ma non sono appunto secondari. Giusto per chiudere, cioè, insomma, siamo in un corso rivolto a dottorandi, a gente che lavora nella ricerca. Quanto vi servono questi diritti connessi? Perché gli esempi che vi ho fatto non credo che vi tocchino molto, no? Lady Gaga e Roger Federer, non credo che. Però, vedete, ci sono i diritti relativi a opere pubblicate per la prima volta successivamente all'estinzione dei diritti patrimoniali d'autore, perché loro che curano monografie su testi storici, su testi letterari di un certo di cui sono passati 70 anni. Idem questo, vedete. Quindi i diritti dei curatori di edizioni critiche scientifiche di opere di pubblico dominio e i diritti sui progetti di ingegneria. Quindi questi assolutamente vi interessano. Vi interessano anche quelli sulle fotografie, non riusciamo a dire tutto sulle fotografie oggi. Vi rimando anche qua ad un mio videocorso sulla tutela delle fotografie. Concludendo questa parte, arriviamo a quella slide che vi avevo già preannunciato in cui parlo del copyright come un sistema closed by default, ovvero questo meccanismo secondo cui il diritto d'autore si acquisisce automaticamente, fa sì che la regola generale sia sempre che tutto è sotto copyright, cioè io devo considerare, anche per una questione di prudenza, che ci sia sempre un copyright sulle opere fatte da altri, a meno che io sia sicuro che siano scaduti i termini e l'opera sia passata finalmente in pubblico dominio. Cioè, vedete, molto, molto, insomma, le mie capacità grafiche sono molto rudimentali, però credo sia chiaro, cioè qui c'è tutto sotto copyright e qua tutto fuori dal copyright, cioè bianco e nero, no? Nero e bianco, cioè è binaria questa situazione. Per fortuna, però, l'ordinamento giuridico ha già previsto cioè, ha già percepito che questa situazione non è sostenibile, cioè non può essere tutto bianco, tutto nero, non può essere così acceso, spento, ma ci devono essere delle sfumature, ok? E queste sfumature vengono fatte con il sistema delle eccezioni, cioè eccezioni a questa regola generale, eccezioni noi possiamo chiamarle di libero utilizzo, libere utilizzazioni venivano chiamate una volta. E questo libero utilizzo può avere radice, diciamo, in una norma di legge, cioè in alcuni articoli in cui la legge precisamente spiega che puoi fare a meno di chiedere il permesso per l'utilizzo di un'opera, e questi articoli nella legge italiana sono quelli che vanno dall'articolo 65 all'articolo 71, boh, quattro, cioè sono una serie di articoli, una quindicina di articoli che stabiliscono i vari casi di libera utilizzazione, di eccezione al diritto d'autore. Ma questo libero utilizzo da un po' di anni a questa parte può avere radice, può avere fonte anche nella scelta del titolare dei diritti, cioè il titolare dei diritti è lui stesso a darci il libero utilizzo, a concederci il libero utilizzo attraverso una licenza. E qua cominciamo a vedere questo simbolino che diventerà per la nostra seconda parte del corso abbastanza presente, cioè le Creative Commons, cioè le licenze open, cioè licenze con cui il titolare dei diritti sceglie di liberare alcuni utilizzi delle opere. Quindi queste sono le Creative Commons, non sono una forma di rifiuto, di alternativa del diritto d'autore, ma sono solamente un modo per rendere il diritto d'autore più flessibile, più elastico, creare delle sfumature in un sistema che invece è nato troppo bianco e nero. Ok? Quindi cominciamo ad aprire un attimo la visuale e vedere che poi nella parte finale, quando parleremo di open access, di libero accesso, l'open access si realizza principalmente proprio attraverso queste licenze, attraverso un libero utilizzo concesso degli articoli scientifici, delle opere di carattere scientifico, ma per scelta del titolare dei diritti, cioè è il titolare dei diritti che applica una licenza e libera l'opera. Ok? Quindi, finalmente abbiamo finito la prima parte, che era quella un po' più, diciamo, legnosa, passatemi il termine. Però abbiamo dato un quadro finalmente un po' completo e chiaro di come funziona il diritto d'autore.